sbagli, se sto con i miei compagni a lontano gli sciacalli. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per essere qua questa sera e vorrei essere brevissima. Quello che è successo a Radimero l'avete visto tutti, l'avete visto dal video, l'avete visto, l'hanno visto le persone che sono state con noi domenica a ripiantare quegli alberi. Vorrei raccontarvi le sensazioni di chi in questi giorni ha presidiato l'area e ha visto un cantiere un pochino anomalo, ha visto un cantiere dove prima di recintare l'area di lavoro si è fatto operare il personale, dove insieme a dei distinti signori vestiti di tutto punto con le giacchette arancione si aggiravano nel cantiere privati cittadini, dove ruspe senza targa, senza che non possono circolare perché sono mezzi di cantiere, circolano tranquillamente sulle strade pubbliche comunali, e ci sono sorte un sacco di domande. Ci viene spontaneo chiederci: ma chi sta lavorando dentro questo cantiere? Perché questo non riusciamo a saperlo da nessuno. Magicamente ieri o l'altro ieri è apparso un cartello dove si indica genericamente che lì c'è il COCIV, che qua che là, ma gli unici dati forse interessanti, cioè il responsabile dei lavori, i soggetti in subappalto, il responsabile dei cantieri, sono gli unici dati che sul cartello sono bianchettati. Ci sono un sacco di questioni che noi non riusciamo a comprendere, come il fatto che se noi abbiamo un problema di questo tipo a chi ci dobbiamo rivolgere, perché alcuni di noi hanno pensato che fosse normale rivolgersi ai vigili piuttosto che ai carabinieri, piuttosto che, trattandosi di un cantiere forestale ad esempio, al servizio forestale dello Stato, ma nessuno di questi soggetti ha potuto intervenire, perché ci è stato detto di rivolgersi agli agenti della questura presenti sempre in cantiere. Quindi anche queste sono domande che ci vengono spontanee. È forse cambiato qualcosa? Ci sono delle situazioni differenti? Noi siamo qua stasera soprattutto perché vogliamo condividere con tutti voi queste domande, che sono domande che vogliamo fare in primis alle persone a cui riteniamo ci debbano delle risposte, e in primis all'amministrazione comunale, al nostro sindaco. Alcune delle nostre domande sono: quale ditta sta lavorando al cantiere di Radimero? Quali lavori sono autorizzati a svolgere? Citando poi la delibera del Consiglio Comunale approvata il 31 maggio 2012, quali strumenti legali necessari alla tutela del territorio e della popolazione si stanno adoperando? Come difendere i cittadini dall'esecuzione degli espropri e dal rischio amianto? Abbiamo un sacco di domande e vogliamo condividerle con voi. Quindi, scusate l'emozione, la faccio molto breve e passo la parola a chi. Grazie.
senso che le ditte le dovreste conoscere, perché sono tutte ditte della zona che hanno la possibilità di lavorare. Quindi mi stupisce che voi chiedete quali sono le ditte. Le ditte saranno della zona, saranno sicuramente, no? Sotto questo aspetto viene da sorridere, perché effettivamente non abbiamo visto operai locali, ditte locali ad operarsi nel cantiere, e questa è la riprova di tutte le questioni che ci vengono raccontate, che porta lavoro, che porta beneficio, oltre al famoso discorso che nessuno ha supportato quest'opera con un reale, nessuno ha valutato un rapporto costi-benefici. Ma stasera non vorrei essere qua veramente a raccontarvi di perché siamo contro quest'opera, che cosa porta, che cosa non porta. Siamo tutti, penso, molto consapevoli, e stasera preferirei, se veramente qualcuno si sente di... Intanto, se qualcuno ha partecipato domenica alla nostra iniziativa, quali sono state le sue sensazioni e che cosa ha pensato. Vorrei invitare chi non c'è ancora stato a fare una passeggiata in quel di Radimeno, e vorrei veramente che ci fosse una condivisione rispetto alle domande che noi ci siamo posti e rispetto al fatto che noi crediamo sia importante che questa cosa la facciamo tutti insieme, e la facciamo, noi vogliamo delle risposte pubbliche, aperte, e non vogliamo che nessuno, come ad esempio è successo poco tempo fa, come il ministro Lupi pochissimo tempo fa ha invitato una delegazione dei comitati, che sono coloro i quali da una parte vengono ritenuti socialmente pericolosi, un problema di ordine pubblico, e dall'altra il ministro in persona li invita a un incontro in delegazione in quanto rappresentanti della popolazione. Tutte queste cose ci fanno sorridere, ma ci lasciano anche perplessi. E tutte queste cose qui, quando noi chiediamo un confronto, vogliamo che sia un confronto aperto con tutti i cittadini. Per questo vi chiediamo, ad esempio, sabato prossimo di venire con noi, tutti insieme, in comune, a chiedere che ci vengano date delle risposte. Mi chiamo Rainero, sono del comitato di Novi. La mia infanzia l'ho trascorsa ad Arquata e conosco molti di voi. Le immagini che avete visto sono molto significative. Intanto una cosa, per l'ennesima volta Arquata, il comitato di Arquata, indice un'altra assemblea. Le assemblee sono tutte pubbliche, e vorremmo che queste assemblee pubbliche le facessero anche i nostri amministratori. Io mi riferisco più che altro a Novi, che non abbiamo ancora avuto la fortuna di assistere a un'assemblea pubblica dove si spiegano le ragioni almeno del sì o di quelli che dicono di no. Quella giornata lì è stata veramente una bella giornata, però io, cioè, sono un po' a volte confuso. Perché quando avete visto quella ruspa che entrava all'ultimo di quel filmato, noi eravamo lì, e come noi eravamo lì c'era anche sempre questi agenti, la Digos, che probabilmente saranno anche qui, perché devo dire che ci vogliono molto bene e ci seguono sempre, non ci lasciano mai da soli. Anche ultimamente, questa ultima settimana, erano veramente sempre 7, 8, 10, 15, sempre lì a guardarci e a far sì che fossimo tutti a posto e tranquilli. Ma dicevo, quella ruspa lì non poteva entrare, perché non poteva transitare, perché non aveva la targa, non aveva le luci di sicurezza. E allora noi siamo andati lì davanti e abbiamo detto: no, di qui non puoi andare, non puoi passare. E la dico subito: ragazzi, attenzione, perché qui scattano le denunce, va bene? Allora la fermi lei, visto che non può transitare.
sì sì, avete ragione, avete ragione. Dopo la ruspa avete visto, adesso poi è passata e adesso sta lavorando. Stamattina faceva già le strade a metà collina e sta andando avanti. Allora, quando diceva Tiziana di queste domande, noi da chi abbiamo? Vabbè, io sono andato dai vigili quella mattina lì, sono andato dai vigili e mi hanno passato il capo dei vigili e gli ho detto: guarda che là succede così e così, noi non possiamo intervenire perché è la questura che ha in mano tutto e quindi ha la priorità. E mi ha anche detto che, in base a un articolo che non ricordo bene, la questura ha la possibilità di fare anche le contravvenzioni verbali. Quindi questi che dicono che sono lì per il nostro bene non hanno fatto il loro dovere facendo transitare quella luce. Abbiamo fatto anche le denunce ai carabinieri quando abbiamo visto gli operai entrare, operai senza divisa, senza elmetti, tagliavano con la motosega. Abbiamo fatto la denuncia, sì sì, bravi, avete proprio ragione. Cioè, io di queste ragioni qui veramente mi sembra di essere nel film del Marchese del Grillo, sapete come diceva, no? Io sono io e il resto, cioè, stiamo vivendo in un mondo al contrario e sembra che non aspettino altro che facciamo un passo falso per poi montare su tutta la carnea classica su cui siamo abituati. Ecco, noi non abbiamo il loro potere dei mass media, delle televisioni, per far rimbalzare le nostre notizie. Noi le facciamo qui perché sarebbe importante se la gente sapesse veramente quello che succede. E cosa sta succedendo là? Hanno aperto un cantiere e per adesso hanno tagliato degli alberi, ma se voi passate di là vedete che giorno dopo giorno le reti, come dire, vanno su per la collina, continuano, le ruspe fanno le strade e pian piano quella collina lì sparirà perché lì devono posizionare la talpa. Allora, è anche grazie, guardate, dell'impegno, veramente della dedizione che danno, come dire, questi, vabbè, io dico ragazzi, ma non sono più ragazzi perché sono uomini, donne, hanno dei figli, quindi stanno dedicando veramente il massimo per tenere questo presidio. Io credo che sia importante tenere quel presidio per far vedere anche dall'altra parte che non è che noi, come dire, siamo rassegnati, anche se loro vogliono farcelo credere, perché noi ci mettiamo davvero tutto il nostro impegno, mentre dall'altra parte lo fanno per mestiere, sono pagati per fare questo, però non stanno facendo veramente le cose che dovrebbero fare. Ecco che poi gli scatta anche l'indignazione, dire: ma a che mi devo rivolgere se tu, che devi fare il tuo lavoro, il tuo dovere, non lo fai? Allora credo che Arquata ha fatto molto bene a partecipare e veramente sono in tanti, però io vi dico una cosa: non abbassate la guardia, siamo appena all'inizio, però quello che potrà succedere lì veramente sarà tremendo se noi lasciamo continuare questa cosa qui. Quindi c'è bisogno che la gente di Arquata, di Novi, di Stravale, dei paesi vicini vada ogni tanto lì a vedere cosa succede, a passeggiare. Sarebbe bellissimo che ogni giorno ci fossero 100-200 persone che camminano per la strada per far vedere che appunto quest'opera qui noi non possiamo vederla. Poi noi, guardate, siamo un po', ci siamo giovani, meno giovani, anziani, ci siamo di idee diverse, noi non siamo abituati a fare discorsi e a preparare le cose. E dall'altra parte invece c'è veramente l'arroganza di questa roba qui, perché non lo so quanto tempo ci metteranno, però guardate che stanno lavorando e già adesso si vede il disastro che sta succedendo, dopo davvero 10-15 giorni di lavoro. E quindi non sappiamo più chi ci può rappresentare. E allora siamo un po' spaesati. Siamo spaesati, però siamo determinati. Adesso ho saputo, ho letto sul giornale che anche a Novi, dopo tante insistenze, dopo tante voglia di chiedere a questa assemblea, ci sarà un consiglio comunale, finalmente aperto. Sapete quando lo faranno? Il giorno 2 alle ore 15 del pomeriggio, perché questa è la loro intenzione, di far partecipare la gente quando lavora e quando probabilmente non ci sarà nessuno. Così potranno dire: ma noi il consiglio comunale aperto l'abbiamo fatto, perché non siete venuti? Venuti a fare cosa? A parlare direttamente col sindaco? Lo sappiamo già cosa dice la giunta e la maggioranza.
Cioè questa è la loro idea di far partecipare la gente, ecco. Cioè io credo che un minimo di vergogna dovrebbero averlo, lo so. Io non ho mai visto un consiglio comunale aperto convocato a quell'ora. È prassi che si convoca alla sera. Poi se uno non ci va, pazienza. Questo è il loro grado di democrazia. Io credo che però noi ce la faremo, perché noi siamo determinati. Io ho visto tanta gente che è venuta, tanti ragazzi che riconosco, ci mettono il cuore, ci mettono l'anima, la passione. Loro ci mettono il denaro, ma loro col denaro perderanno. Qualcun altro si sente di intervenire? Ok, mi conoscete, sono Francesco. Due parole, ma solo per dire qualcosa in più rispetto a quello che ha detto Raineo. Parliamo di tenere il presidio. Ora, cosa significa tenere il presidio? Significa che per avere quelle immagini che hanno documentato tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ci sono dei ragazzi qua, ragazzi e ragazze, che io non sono tra quelli, mi dispiace, però devo rendere merito a quelli che passano giorno e notte dandosi il cambio a dormire. Quindi quando sentite dire tenere il presidio non vuol dire in questo periodo che qualcuno va a fare una capatina, un giro, ma dandosi il turno, sottraendo tempo alle proprie attività come tutti quelli che hanno, si arrivano in questo posto per controllare quello che cercano di fare nella convinzione che nessuno li vede, nessuno li ascolti, perché per fortuna o per disgrazia era di meno rispetto al centro del paese defilato. Quindi hanno un po' la convinzione di essere in terra di nessuno, che lì possono fare quello che vogliono, perché sono invisibili agli occhi se non dei pochi che ci abitano in pianta stabile. Sono però sempre controllati da questi ragazzi e l'impegno è notevole, perché sapete che le temperature si stanno abbassando, il luogo, chi ha avuto occasione di venire a Radimiro, è molto di fortuna, per quanto con il loro impegno se lo siano attrezzati bene e cerchino anche di riscaldarlo giustamente per quello che serve, però la cosa non è facile, richiede impegno e soprattutto ricordiamoci che non è che lo fanno perché stanno facendo un gioco, ma perché lo fanno per difendere quella che è un po' la terra di tutti, la nostra terra, per la quale quindi dovrebbe esserci quantomeno da parte del paese un interessamento e un riconoscimento verso il loro impegno. Quindi è solo per far partecipi tutti di questa cosa che magari in questo momento per voi si è concretizzata con un filmato, ma dietro c'è davvero tanto lavoro e impegno di questi ragazzi. Colgo l'occasione anche io intanto per ringraziare le persone che magari, come dice Francesco, non hanno avuto occasione di essere presenti al presidio fisicamente, ma sono quelli che magari ci hanno preparato a mangiare e si occupano. Cittadino di Arquata e consigliere di opposizione del comune qui ad Arquata. Prima di tutto mi sento di ringraziare
tutti quelli che stasera hanno avuto la voglia di uscire di casa e venire qua a discutere. La seconda, volevo ringraziarvi per la stupenda domenica che mi avete fatto passare, no? Che erano sicuramente anni che no, una domenica di democrazia, di gente, di libertà, perché quando comunque si tirano giù degli steccati, si rompono dei confini, è sempre la libertà, no? che prevale. Dico che stasera non siamo qua a discutere se chiaramente se il progetto serve o non serve, perché ormai penso che questo qua l'abbiamo digerito, ma secondo me bisogna traguardare i vari percorsi, nel senso io sono convinto che questa è un percorso lungo e sarà una lunga lotta. Allora dobbiamo insieme, perché questa è l'agora, la democrazia, i cittadini partecipano a una libera discussione, uno dice la sua e tutti insieme decidiamo il percorso da fare. E dico, è un casino quando la gente ha ragione e il potere ha torto, e lo viviamo oggi qua ad Arquata sulla nostra pelle, capita spesso ormai di vivere queste situazioni. E dico, dobbiamo ragionare insieme che cosa fare. Sicuramente il prossimo percorso è andare in comune per capire un attimo i nostri rappresentanti, quelli che hanno discusso insieme a noi, quelli che hanno presentato documenti insieme a noi, quelli che si erano schierati insieme a noi, che intenzioni hanno di affrontare, come leggeva giustamente prima, quei passaggi di quel documento, quali azioni vogliono intraprendere per proteggere la salute e la dignità dei cittadini di Arquata. Pertanto davvero, io invito, perché poi ne discutevo fuori con qualcuno e dicevo, ma stasera mi sembra che ci sia meno gente, ma poi magari è una mia idea, non vorrei che subentrasse, ma non tra di voi, perché qua voi ci siete stasera, magari tra altri che conoscete, che non vorrei che subentrasse quel lassismo del fatto, vabbè, ma intanto ormai hanno messo le reti, intanto ormai hanno tagliato gli alberi, tanto ormai adesso iniziano a fare le strade, poi tireranno giù le case. E dico, parliamo con sta gente qua, cioè nulla è ancora deciso. Alle nostre ragioni e alle nostre domande, quelle sull'amianto, quelle sui costi benefici, nessuno ha dato risposta. Cioè hanno iniziato a fare un lavoro senza che ci sono state date risposte serie per la salute dei cittadini. Io tralascio il progetto, io parlo dell'amianto, nessuno ci ha ancora detto come, cosa, se sì, se no, niente. Questo qua è venuto accantonato, abbiamo fatto qua una serata insieme al dottor Sabbi proprio a parlare di amianto, ma nessuno, cioè c'è il silenzio. Allora non demordiamo, non abbandoniamoci a questo, continuiamo, parliamo anche con gli altri che magari stasera non sono presenti, che conosciamo, di continuare. Chiaramente il prossimo percorso, dico, è quello sicuramente di vedere un attimo sto comune, se per caso ha cambiato idea. Non vorrei essere l'ultimo dei moicani, nel senso l'ultimo consigliere comunale che si ritrova ancora, questo qua per me sarebbe proprio importante, nel senso non è che sono abituato ad essere la minoranza della minoranza, non penso da no, però quantomeno per tirare giù se ci sono delle maschere in faccia a qualcheduno. E ora volevo concludere per non essere troppo prolisso, no? Ieri sono stato redarguito amichevolmente da mio amico dicendo che mi diceva che, sai, però un consigliere comunale doveva tirare giù le reti, non è che faccio un bel vedere, non nel senso, ma vedete, come ho detto a lui, io
concepisco la politica con la P maiuscola, che è questa, di stare insieme ai cittadini. Di stare insieme ai cittadini quando hanno ragione e quando hanno torto, quando hanno ragione di essere al proprio fianco e quando hanno torto magari di essere insieme per poter discutere, per farli cambiare idea. Perché io sono convinto che questa terra ci è stata affidata dalle generazioni future, non è nostra, perché noi siamo cittadini, non sudditi. Grazie. Parlo io per invitare, perché cose noi a livello di progetto, a livello di situazioni, eccetera, ne abbiamo viste tante, le abbiamo studiate, guardate, analizzate. Potremmo metterci noi nel comitato a raccontarvi un po' di cose, ma vi racconteremo o cose già viste o cose vissute. In questo momento qua a noi preme il polso della popolazione, quindi siamo interessati a qualsiasi tipo di domanda, obiezione, proposta, sensazioni, sentimenti. In fin dei conti stiamo parlando di Arquata, di quello che sta succedendo, dell'inizio dei lavori a Radinero, lavori che, vi dico, per quello che ci riguarda, pensiamo siano partiti con una rete e fare il disboscamento, perché sappiamo come funzionano, devono prendere dei soldi, i soldi li prendono se iniziano a dimostrare che loro stanno facendo, possono fare, però autorizzazioni in questo momento per fare uno scavo di terra non ce l'hanno, e quindi non sappiamo quando ripartiranno. Questo cos'è? Questo è il problema che rischiamo anche di vivere per il futuro, cioè i soldi ci sono, un po' sì, un po' no, un po' saranno dati da qua al 2025, quindi quello che adesso è soltanto una rete con del disboscamento rischia di essere uno scenario futuro di lavori iniziati e lasciati a metà. Non, tanto per farsi un'idea, non tiriamo in ballo la Salerno-Reggio, ma il modo di lavorare è sempre questo qua, che andrà per le lunghe e con dei grandi servizi. Quindi è una cosa che riguarda un po' tutti qua da Arquata, ed è una cosa che penso tutti potrebbero avere dubbi su cosa mi creerà di fastidio a me, perché vado a lavorare, se la vaglia no, dico la macchina mi riguarda, non mi riguarda, i campi, i terreni, gli espropri. Quindi sono tutte cose che immaginiamo abbiate come dubbi, perplessità, e ci farebbe piacere che chiunque in questo momento avesse qualcosa da dire, chiedere, informarsi, proporre, si facesse avanti. Non mangiamo nessuno, qualsiasi domanda è lecita, qualsiasi dubbio è valido, buono, per cui vi invito di nuovo a non fare passare questo microfono solo tra di noi, tanto per raccontarci o raccontarvi cose che ci fa piacere raccontarvi, però in questo momento, vista la situazione, non sta a noi raccontarle, ma vedere anche, capire cosa possiamo fare per voi, visto che chi dovrebbe essere a fare qualcosa per voi, cioè l'amministrazione, sta latitando, e noi queste cose andremo a chiedergliele, ma ci facciamo volentieri portavoce anche di altre istanze che potrebbe essere legittimo da parte vostra avanzare. Quindi il microfono è qua, se qualcuno vuole venire non lo mangiamo. Se qualcuno gli piace cantare, al limite venga a cantare. Quella lì di
già accennata, la puoi rimpolpare. Questa in realtà è la nostra vera proposta, che volevamo essere condivisa e che non fosse solo un nostro sentire, perché pensiamo che il primo luogo dove andare a porre le nostre domande, i nostri dubbi, i primi deputati e che hanno il dovere di darci delle risposte sono i nostri amministratori, sono quelli che hanno firmato le delibere comunali, sono quelli che hanno parlato da questo palco durante le nostre assemblee e noi vogliamo le risposte. Vorremmo, però ci piacerebbe non essere solo noi a fare le domande, ci piacerebbe andarci tutti insieme e vorremmo che ci foste anche voi. Quindi vorremmo sapere se ritenete importante essere con noi anche questa volta a fare queste domande. Dunque, ho visto il presidio di Radimiro, complimenti a chi ha pensato di fare queste cose. Da tutti questi presidi però si capisce che lo Stato italiano, come ha sempre fatto, non considera minimamente i cittadini. Noi governi in Italia non abbiamo mai avuto, abbiamo avuto solo dei partiti e i partiti hanno fatto sempre quello che hanno voluto, i partiti sono associazioni private, fanno quello che vogliono. Se avessimo avuto un governo avrebbe ascoltato i cittadini, avrebbe ascoltato i motivi tecnici che pongono i cittadini. In questa intervista che hanno fatto vedere di Rai 3, io ero stato intervistato anch'io e avevo detto delle cose molto puntiformi e tecniche e anche un po' pesanti. Non l'ho fatta vedere, fanno vedere solo quello che vogliono loro. Ora, se voi andate a studiare un pochino tutti i fatti che sono successi in Italia negli ultimi tempi, vedete sempre uno Stato che non sta mai dalla parte dei cittadini da molto tempo, da moltissimo tempo. I rifiuti tossico-nocivi e nucleari che ora troviamo ad esempio in Campania, la terra dei fuochi, avete seguito, ecco, da dove vengono? Cadono dalle stelle? No, li troveremo anche, e sono già stati trovati, nello smarino. Quando bucano queste gallerie, tolgono questi rifiuti di natura geologica e durante il percorso ci mettono dentro i rifiuti tossico-nocivi e nucleari. È per quello che c'è un grosso interesse in queste cose, interesse economico, da parte di queste ditte, ma da parte anche dello Stato italiano, perché è complice di queste cose. Se voi seguite internet, sarete informatissimi su queste cose. Purtroppo pochi lo fanno. Bisognerebbe che ogni sera fosse dedicato un quarto d'ora, mezz'ora, andando su internet, a cercare tutti questi episodi. Trovate tutto su internet. Trovate le interviste a quelli che sono i vertici del nostro Stato, i nostri rappresentanti, dei mascalzoni. Voi vedete l'intervista a Bersani, a Carbone, a tante persone, ai quali vengono chiesti motivi tecnici per i quali dicono sì. Non ce n'è uno che si pronunci, che sappia un motivo tecnico per il quale ha detto sì. Come mai? Perché loro obbediscono a un potere che c'è sotto, probabilmente la mafia, che ha sempre tenuto in piedi l'Italia, e vanno avanti e dicono di sì, ma non sono in grado di giustificare tecnicamente, di spiegarci perché vengono fatte queste grandi opere. Non sono in grado. Quindi ribadisco che bisogna agire ai vertici del sistema, sempre civilmente, democraticamente, esporre questi mascalzoni che sono stati posti ai vertici del sistema, farli pronunciare perché dice di sì e lei esclude. Troverete il silenzio, o comunque delle cose vaghe, delle stupidaggini, perché non sono informati sui fatti, obbediscono ad un potere che c'è dietro. Questo è vergognoso, questa è l'Italia. Se voi andate a vedere i fenomeni della fine del 90, Ilaria Alpi, tutto il processo Ilaria Alpi lo trovate su internet, su YouTube, cercate report, le tre parti della Gabanelli, trovate tutta una cosa scandalosa dello Stato che ha nascosto tutto il traffico dei rifiuti tossico, nocivi e nucleari che avviene in tutto il mondo e in Italia anche. Troverete tutti i rifiuti tossico-nocivi affondati nelle navi in Italia.
nel Mar Mediterraneo, sulle quali è stato posto il silenzio completo. Sono stati assassinati Nicola De Grazia, capitano di vascello, che aveva parlato e stava indagando su queste navi affondate. Troverete la complicità dei servizi segreti, troverete uno Stato che ha nascosto e ha fatto sparire tutto ciò che l'Alpi stava scoprendo. Questa è l'Italia, queste grandi opere sono nascoste dall'Italia per altri motivi economici, interessi economici enormi. Se poi voi sempre su internet vi interessaste, andate a studiare, a vedere piano piano col tempo, troverete tutti i video di presa diretta fatte dagli Iacono. Sono 7 video, ne guardate uno alla volta, vedrete che schifezza che è questa tavola, che cosa si nasconde sotto questa tavola. Noi non abbiamo più il servizio pubblico in Italia, lo sapete? I treni non ci sono più, perché il servizio pubblico lo Stato italiano l'ha dato ad un privato, a Moretti, il quale fa i suoi interessi, essendo un privato, e ci ha tolto i treni. Chi ha bisogno dei treni pendolari, o chi ne ha bisogno per andarsi a fare delle cure, non ha più i treni. I regionali, tutti questi treni, ce ne sono pochissimi, perché il privato, Moretti, ha interesse a mettere Freccia Rossa, Italo, sui quali fa strapagare e che viaggiano solo sulle grandi linee. Chi è in periferia è tagliato fuori. Sono cose schifose, ma veramente vergognose, fare una TAV quando non ci sono i treni. È stato chiesto di, con i soldi della TAV, di ridarci i treni, di fare le linee ferroviarie. Su presa diretta, in questi 7 video, trovate tutte le spiegazioni molto molto ben dettagliate. In questo modo vi informereste proprio documentariamente su che cosa è l'Italia, su che cosa sta succedendo. Ecco, io vorrei dire questo: bisogna quindi agire ai vertici del sistema, anche fare questo presidio importantissimo, che però non viene dalle autorità, scusate il termine, cagato minimamente. Procedono lo stesso, arrivano con le ruspe, la polizia ci prende per il culo, i vigili ci prendono per il culo, il comune ci prende per il culo. Noi non esistiamo, siamo delle merde, ricordatelo sempre, delle merde, non contiamo niente. Ai vertici del sistema, manovrati dal potere che c'è dietro, dalla spinta, fanno quello che vogliono. Quindi dobbiamo agire sulle autorità, andare in comune, interrogare queste persone, esporle, fargli direttamente dire perché tu sei sitato, me lo devi spiegare, autorità, tu che fai fare questa città, perché sei città? Dobbiamo esporli, portarli alla luce, dimostrare a tutti gli italiani quanto mascalzoni siano queste persone che sono state poste e che vanno ai vertici del nostro sistema. Quindi sicuramente, quello che ha detto il consigliere prima, è fondamentale andare in comune e tirar fuori queste persone, farle pronunciare. Le nostre azioni, secondo me, sono importantissime, fatte ai vertici del sistema. Questo è il mio consiglio. Incomincio, diciamo così, dalla coda di come concludeva il signore, ricordando una cosa che credo sia il termometro della democrazia in cui viviamo. Ci sono due interpellanze, una alla Camera dei Deputati e una al Senato della Repubblica, che un deputato e un senatore hanno presentato su richiesta dei comitati. E una riguarda proprio in particolar modo Arquata, che riguarda la questione di Garrone, le famose cisterne che sparirono dal progetto. Siamo a distanza di mesi da quando un deputato e un senatore della Repubblica eletti in questo paese hanno presentato delle interpellanze, hanno chiesto al governo di rispondere, e a distanza di mesi, calpestando gli stessi regolamenti parlamentari, devono ancora darci una risposta. Cioè, questo è lo stato, diciamo così, della democrazia in questo paese, dove ricordo che una di quelle interpellanze chiedeva se c'era stato uno studio sui rapporti costi-benefici del terzo valico prima di concedere la proroga di pubblica utilità. Naturalmente hanno concesso la proroga di pubblica utilità e alle interpellanze devono rispondere ancora adesso. Guardate, non facciamoci illusioni. Io a volte davanti a assemblee come queste, e se provo a rimandare indietro le lancette dell'orologio a gennaio del 2012, quando ci siamo rimessi in moto, ogni tanto penso che abbiamo già vinto, no? E ogni tanto penso che facciamo paura. Alcuni di noi hanno i fogli di via e non possono andare a Genova, alcuni di noi sono stati riempiti di denunce per aver bloccato gli espropri.
E diciamo così, le stesse persone, come ricordava bene Tiziana prima, poi ricevono una lettera dal ministro dicendo: cari delinquenti, cari soggetti socialmente pericolosi, venite a fare i tribuni della plebe perché vi raccontiamo quanto il terzo valico sia buono e giusto. Guardate che tutto questo succede perché facciamo paura. Guardate che fa una paura incredibile, che centinaia di persone sono anni che testardamente e cocciutamente hanno deciso di mettersi di traverso, hanno deciso di provare a pensare che una volta tanto ci comportiamo da cittadini attivi, che abbiamo a cuore le sorti del paese in cui viviamo, e in cui questa volta non ce la beviamo la storiella che quest'opera è il progresso. Perché guardate che l'idea di progresso che ci stanno propinando è quella per cui forse avremo un nuovo valico, avremo un nuovo buco, eppure le scuole dove vanno i nostri figli cadono a pezzi, eppure gli ospedali vengono ridimensionati, eppure la qualità della vita di ognuno di noi è una qualità che peggiora. Nei giorni scorsi è successo un qualcosa di emblematico. L'ispettorato del lavoro girava per Arquata facendo le pulci a tutti i commercianti d'Arquata, in particolar modo a quelli che espongono i manifestini no TAV, ma a morire che nessuno di questi sia andato a controllare il cantiere di Ragnaniere. Questa è l'idea della democrazia che gira qua. È l'idea per cui se tu sei un lavoratore onesto, se tu sei una persona che fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, sei una persona che se per sbaglio circa un euro nel pagamento delle tasse, ti arriva Equitalia, ti manda la cartella esattoriale e ti porta via tutto quello che hai. Se tu invece sei in pregiro, se tu sei dei signori più volte indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, se tu sei gli squali che in questo paese fanno il bello e il cattivo tempo, allora, come dire, la legge per loro non vale. La legge non è uguale per tutti, signori. Purtroppo lo stiamo, diciamo così, vivendo e vedendo sulla nostra pelle. Questa è una storiella, questa è una frase che scrivono, diciamo così, nei tribunali. Guardate che a processo fra un po' di anni ci andremo io e Tiziana, non ci andranno i signori di Impregilo. A processo fra un po' di anni ci andranno quelle centinaia di persone che si sono messe di traverso nella strada e hanno detto no, gli espropri non li eseguite. Guardate, io penso anche una cosa che è questa. Non lo so, se mi avessero raccontato che arrivava Cociva d'Arquata, aprivano un cantiere e un po' di centinaia di persone, senza neanche farsi troppe domande se fosse giusto o non giusto, se fosse legale o illegale, decidessero di riprendersi quella terra buttando giù quelle reti, io non ci avrei mai creduto che quella roba avremmo deciso di farla tutti quanti insieme. Guardate, ci siamo emozionati, chi era lì quel giorno domenica, ci siamo emozionati perché abbiamo scoperto che oltre a quella che loro chiamano legge e legalità, noi a volte invece troviamo la giustizia. E guardate che la giustizia è qualcosa che non viene scritta in Parlamento, non è la legislazione di questo paese, la giustizia è quello che ognuno di noi sa essere giusto. E noi in questa battaglia qua ci stiamo giocando la salute dei nostri figli, ci stiamo giocando la possibilità che fra 30 anni non scopriamo che i giovani d'Arquata oggi siano malati di asbestosi e mesotelioma. Ci stiamo giocando la possibilità di dire che noi difendiamo in qualche modo questo paese, perché quei 6,2 miliardi che loro vogliono spendere per fare il terzo valico sono debito pubblico che verrà pagato dai nostri giovani e verrà pagato dai nostri ragazzi. Allora guardate, io credo anche che delle cose dobbiamo dircele. Siamo stati bravi, è vero, oggi ci sono quelle recinzioni verdi che sono recinzioni sicuramente più robuste di quelle arancioni, ma guardate che se c'è la nostra volontà nessuna recinzione può rimanere in piedi. È quello che ci permette di darci forza gli uni con gli altri, che è quello che ci permette di stare insieme. Non andremo a tirare giù quelle recinzioni la notte, perché guardate che questa notte partiamo in 10 qua dentro e andiamo a tirare giù quella recinzione. Che cosa ci vuole? Che cosa serve? Ce l'hanno insegnato i valsusini, addirittura si può tagliare il filo spinato se c'è la volontà della gente. Io credo che quando lo decideremo, e credo che non sia questo, diciamo così, il momento di farlo, anche perché noi siamo convinti che la battaglia si giocherà là su a Radimero, ma si giocherà anche qua in paese, si giocherà anche qua col consenso. Io sono convinto che il conflitto e quello che noi mettiamo in campo deve marciare di pari passo col consenso, e che quindi quelle reti arancioni che abbiamo buttato giù ha significato per tutti noi fare un passo avanti, ha significato per tutti noi pensare che c'è una pratica comune, che è quella per cui davanti al sopruso, alla violenza di Cociva, chi pensa di venire a casa nostra a maltrattare la nostra gente, perché davvero io vi sfido ad andarci su Radimero e anche a vedere come vi guarda chi lavora dentro quel cantiere.
anche a vedere le continue provocazioni che noi subiamo, non solo dagli operai di quel cantiere, ma anche dagli agenti della questura, che per l'ennesima volta stanno dalla parte sbagliata, difendono sempre solo e comunque i potenti, non stanno mai dalla parte dei cittadini, non stanno mai dalla parte di chi lotta. E questo purtroppo, diciamo così, è una storia che conosciamo da tempo, ma non dobbiamo assolutamente pensare che possa passare alla rassegnazione, per una ragione molto semplice. A che cosa siamo davanti? All'apertura di un cantiere vero e proprio? All'inizio dello scavo del tunnel di Valico? Al fatto che fra 10 giorni ci sveglieremo e troveremo a Radimero la talpa che inizierà a scavare il tunnel? No, non c'è nulla di tutto questo. Non hanno neanche le autorizzazioni per muovere un centimetro di terra. Quello che hanno voluto fare è stata una prova muscolare nei confronti di un paese, Arquata, che si è distinto in questi anni per la sua opposizione al Terzo Valico. E davanti a una provocazione chiara che hanno fatto, che è stata quella di aprire questo cantiere dove probabilmente fra qualche giorno non ci sarà già più nessuno che lavorerà lì dentro, io credo che con tanta intelligenza abbiamo saputo rispondere nel modo più opportuno, nel modo più giusto, e abbiamo saputo farlo insieme. Allora guardate, io sono d'accordo al fatto che sabato prossimo, di nuovo tutti quanti insieme, nell'unico modo in cui siamo capaci a farlo, pacificamente, con le nostre bandiere, con i nostri volti, con i nostri sorrisi, con i nostri sogni, con le nostre speranze, io credo che dobbiamo andare a bussare a Palazzo Spinola e dobbiamo chiedere a chi governa questo paese se la delibera contro il Terzo Valico è ancora qualcosa, come dire, di vero, se è ancora qualcosa che i nostri amministratori pubblici condividono. Se davvero gli strumenti legali di cui si parlava in quella delibera per provare a difendere la salute e il territorio di Arquata Scrivia è un qualcosa che rimane solo esclusivamente sulla carta, oppure se tutti quanti insieme torniamo a pensare e torniamo a ragionare che insomma Arquata bisogna difenderla davvero e non basta una delibera del Consiglio Comunale a difenderla. Allora guardate, non facciamoci illusioni, ma anche davvero andiamo là domandando. Anche davvero andiamo là provando a pensare che, fermo restando che lo sappiamo, come qualcuno giustamente ha detto, che l'amministrazione comunale di Arquata in questo momento sta latitando, possiamo anche avere la forza di convincere tutti che stanno sbagliando, che erano dalla parte giusta quando erano schierati contro il Terzo Valico e non quando telefonano agli espropriati dicendo che ormai la battaglia è persa e che bisogna farsi espropriare, perché questa battaglia non è persa se tutti quanti insieme continuiamo a pensare che questa battaglia la vinciamo insieme, e la vinceremo. Sabato prossimo ci vediamo tutti qua nella piazza del comune tutti insieme, e mi auguro di vedervi tutti quanti e mi auguro che ognuno di voi porti qualcuno che stasera non ha potuto venire. Mi auguro che veramente, nonostante, non ditelo a me, che stasera ha fatto una fatica tremenda, quanto sia difficile parlare in un'assemblea, ci sia veramente una condivisione di intenti, perché quello che dice Claudio è importante, perché è vero che c'è chi ha la forza, la disponibilità di fare qualche cosa in più, di essere più presente, però è veramente il contributo di ognuno di noi che può spostare l'ago della bilancia, e non possiamo fare a meno degli arquatesi, perché sono coloro che devono chiedere ai propri amministratori di rispondere alle proprie domande. E quindi vi aspettiamo sabato prossimo, tutti quanti. A che ora? Me lo dite? Lo leggiamo, non lo ricordo più. A che ora? 10 dovrebbe essere. Alle 10, ecco, alle 10 nella piazza del comune, e tutti insieme, pacificamente, come dice Claudio, sorridendo, tutti insieme andiamo a porre le nostre domande. Credo che sia un nostro diritto, ripeto, secondo me è un loro dovere risponderci. Nessuno si può esimere dal dare delle risposte, sono domande legittime, e forse le risposte avrebbero dovuto esserci date automaticamente. Nessuno, secondo me,
nessun amministratore, nessun comune può dire ai propri cittadini: non sono io competente sul mio territorio, nessuno, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il mio comune è competente sul suo territorio. Se questo non è, forse mi devono spiegare delle altre cose. Forse ci hanno commissariato, forse è cambiato qualcosa nell'ordine della gestione della cosa pubblica. Allora ce lo dicessero chiaramente, e ci devono dare delle spiegazioni. Le spiegazioni non le voglio io, non le vogliono 10 persone, le spiegazioni devono darle a tutti i cittadini. Ci vediamo sabato prossimo alle 10 in Piazza del Comune. Eccezionale. Abbiamo davanti uno scenario e altri percorsi. Io davvero inviterei i cittadini, no, perché spesso poi la partecipazione, il fatto che il potere non ci lasciano mai parlare, dico davvero, invito i cittadini a fare uno sforzo, a venire qua liberamente, democraticamente, esprimere se sono d'accordo, le loro idee, le loro impressioni, i loro umori, no? Anche a fronte di quello che viene proposto, no? Il fatto di andare la prossima volta a fare un'azione politica pacifica, come diceva Claudio, sempre pacifici, no? Dico, in comune, per cercare di capire se realmente abbiamo ancora una controparte che sta con il cittadino oppure cambia. Davvero invito i cittadini che sono qui presenti a fare uno sforzo. Quindi intanto non siamo a X Factor che poi c'è la votazione, non è che in base all'intervento poi diciamo ai leader sono non ce l'hai, però questa democrazia mi piacerebbe davvero onestamente sentire la voce dalla gente. Buonasera, vorrei farvi ritornare un attimino indietro nel tempo, quando il sistema della disinformazione imboniva tutti con la bufala della bontà della centrale nucleare. Ritorniamo indietro di 25 anni. 25 anni fa c'erano dei gruppi in tutta Italia, spavuti, derisi, non considerati, suonati, maltrattati da tutti i partiti politici che, come nel caso del TAV, erano invischiati nella mangiatoia dei miliardi che andavano sprecati, e in mezzi di comunicazione, come nel caso del TAV, erano chiaramente schierati dalla loro parte. Io mi vanto di aver fatto tutta la campagna antinucleare dal 79 fino a quel famoso referendum che poi, per sfiga del mondo, ha svegliato gli italiani, perché gli italiani si sono svegliati solo dopo Chernobyl, perché la lobotomia catodica dell'informazione esisteva già anche ai tempi. Quindi dopo che gli italiani si sono svegliati, col senno di poi, dopo 25 anni, penso che non ci sia nessuno, anche quelli che militavano la destra, a sinistra, e venivano a dirmi: ah, non capisci un cazzo, perché il futuro senza le centrali nucleari si ritorna
al Medioevo, alla candela, voi siete la disgrazia dell'Italia. Tutti quanti adesso sapete, avete chiaro che le centrali nucleari sono una bufala, sono un danno, sono un pericolo globale e nessuno vuole le centrali nucleari. Ora, il punto dove voglio arrivare è che è importante per ognuno di voi avere una preparazione specifica, profonda sulle tematiche, sulle problematiche del TAV terzo valico, in modo tale da poter continuare tutti i giorni senza sosta a parlarne con chi non ha mai avuto, o perché per lobotomia cattolica o perché ha altri problemi di sopravvivenza, non si è mai fermato a pesare il problema. Non si tratta di convincere la gente, imbonirla, ma informare la gente veramente della devastazione, del furto, della truffa, di tutta la negatività che esiste in quest'opera. E questo si può fare solo ed esclusivamente se ci si informa, se ci si prende documenti, informazioni, tutto il resto, ci si informa noi altri e poi si divulga verso il prossimo in modo e maniera da poter continuare a essere sempre di più contrari all'opera, in modo e maniera che chiunque possa fermare un consigliere comunale che ti dice io non posso fare niente perché c'è la legge obiettivo che vi ha tolto la cittadinanza, non siete più cittadini, siete sudditi, perché poi la legge obiettivo è quello che decide il governo, i comuni non possono più discuterlo, e comunque sia spogliarlo, perché se hai la capacità, la conoscenza di poterlo fare, spogliare un consigliere comunale che è pro-TAV, perché tanto lo dice il partito, spogliarlo nudo, metterlo a nudo, ridicolizzarlo anche di fronte agli altri cittadini, si può fare e ci si può arrivare a fermare quest'opera in maniera pacifica, in maniera legale, civile, ma si può fare. Grazie. La prima, amianto, va bene, ma una delle battaglie che ha fatto il sindaco di Tuttarquata era anche sull'acqua, non dimentichiamoci. Va bene. Seconda osservazione, ho sentito dei mormorii prima, quando un intervento citava che la mafia, i poteri forti, usano mischiare i detriti di scavo con inquinanti. E guardate, non dobbiamo andare lontano, stanno facendo l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano e hanno bloccato i lavori perché insieme per fare il terrapieno, già che c'erano, hanno buttato dei rifiuti tossici, quindi non sono, apparentemente sembra una buttata, no, è vero. Terza osservazione, non ho tante cose da dire, è che ho visto sul sito che il COCIP ha sconfinato nel terreno di un non espropriato. Allora, riporto l'esperienza della mia generazione. Noi siamo stati sconfitti anche perché non abbiamo seguito poi i problemi concreti. Allora, la domanda che faccio al comitato è: lo stiamo difendendo questo signore che ha avuto il terreno invaso pur non essendo stato espropriato? Facciamo attenzione a non andare troppo avanti col movimento e non difendere anche da un punto di vista legale queste cose che apparentemente sono piccole. Altra cosa, e l'ultima, è necessario fare controinformazione, con dolcezza, senza violenza, ma fare controinformazione. Allora sarebbe bene creare un gruppo
che si informi, avvocati, camere di commercio, professionisti, che si informi davvero su chi sono le imprese, al di là che sbianchettano sui cartelli, da dove arrivano questi operai, ma non per sgridarli, semplicemente per dire alla popolazione: ragazzi, questi non danno lavoro, queste opere non danno lavoro in zona, perché è tutta manodopera importata o da altre zone che convivono con queste imprese, oppure addirittura extracomunitarie. Si parlava che nel tunnel ci saranno poi gli spagnoli piuttosto che i marocchini a respirarsi l'amianto per le cose nostre. Ecco, fare controinformazione molto concreta, perché io ho una certa età, le ferite della sconfitta ce le ho addosso, non vorrei che le nuove generazioni facessero i nostri errori. Scusate. Buonasera intanto a tutti. Allora, io stasera sono seduto su da Genova, nonostante non sia della valle, comunque diciamo non venga strettamente dal versante piemontese, e sono venuto qui comunque come tutte le ultime, d'altronde da quando è iniziata, diciamo, si è riaperto il fronte del Terzo Valico. Probabilmente quando negli anni 90 c'era, prima che si chiudesse quella battaglia lì, probabilmente non era ancora nato, e quindi mi fa molto specie questa cosa qui, cioè combattere un'opera che era, è stata addirittura progettata, pensata, e viene fatta prima che io nascessi, ora viene fatta, ora viene costruita, ora che comunque tempo ne è passato. Forse chi ha la mia età può, forse più di chiunque altro, si rende conto dell'assurdità di questo progetto. Sono venuto qui stasera e ci sono tenuto a intervenire comunque per dire comunque che sono soddisfatto, sono contento comunque della giornata di domenica, di come che pieghe sta prendendo il movimento, e se non fosse che si è dimostrato ancora una volta che la prova, diciamo, di forza, la prova muscolare che ha voluto fare Cociv, forse una volta più di tutte gli si è rivoltata contro, nel senso che forse ha sortito l'effetto contrario a quello che volevano, forse invece che intimorire, diciamo, la gente che abita qui, questi posti, e non solo, anche la gente che come me magari non li vive direttamente, ma pensa che il patrimonio territoriale e ambientale sia una proprietà collettiva e che come tale né Cociv, nessun'altra azienda, nessun altro privato abbia il diritto di si possa arrogare il diritto di devastarla e di lucrarci sopra. Penso che questa prova abbia risvegliato un po' questo senso di indignazione che forse si era un po' assopito, sempre rimanendo, diciamo, presente, ma assopendosi un po'. Sono molto contento che nella giornata di domenica si sia riuscita a capire, come è stato già detto molto meglio di come lo potrei dire io, che molto spesso ciò che è giusto e ciò che è strettamente legale, ciò che è confinato all'interno del recinto della legalità, non sempre coincidono. Sono molto contento di questo, anche perché penso sia un passo in avanti, un salto qualitativo che prima o poi doveva essere fatto, anche se vanno soppesate appunto molto bene le conseguenze di varcare questo recinto, perché anche se premettendo da una parte che non si può comunque pensare di, a mio avviso, di contrastare comunque un'opera stando al pieno alle regole che impone chi con l'opera la vuole, perché è ovvio che prima o poi ci piglieranno per sfinimento, prima o poi le nostre voci non verranno ascoltate, ma dall'altra parte penso che gli stessi sono coloro che controllano un certo tipo di informazione a reti unificate, e che quindi il fare spingerci troppo oltre potrebbe avere degli effetti controproducenti. Questo discorso lo comprendo e sono consapevole di, appunto, di certe conseguenze che si potrebbero avere, però quindi dobbiamo stare attenti a essere comunque un passo avanti e non preoccuparci troppo, come è stato fatto domenica, di quello che è strettamente legale e quello no, però magari un passo avanti ma non due, nel senso di non osare troppo, non perdere il contatto con quello che
senti veramente la comunità, a parte i militanti stretti dei comitati, i militanti oppure la gente che partecipa a assemblee come queste, la gente comunque frequenta più assiduamente le date che vengono lanciate dal movimento. Inoltre penso che sia giustissimo il percorso che si vuole intraprendere, di un'interrogazione seria all'autorità, di un'interrogazione seria alle comunità locali, ma penso che, e penso che abbiamo questa consapevolezza, ma penso che valga la pena ribadirlo, dobbiamo essere consci del fatto che questa battaglia non si vince tramite la delega, tramite la rappresentanza. Qua penso che questo mezzo sia troppo debole per riuscire a contrastare quest'opera che stiamo vivendo, che ci sta vivendo sulla nostra pelle. Io penso che dobbiamo essere tutti consci del fatto che nessuno, forse qualche una, diciamo, l'amministrazione comunale ideale possa rallentare, possa mettere i bastoni tra le ruote a Kocib, possa sicuramente venire utile, però sicuramente verrebbe comunque prima o poi, diciamo, sorpassata da poteri più forti che stanno più in alto. L'unica forza che, se siamo determinati, non possono sorpassare è la nostra, è la collettività nel suo insieme, senza strumento di delega, ognuno rappresentando, diciamo, se stesso, mettendoci il proprio impegno, la propria passione, perché noi abbiamo qualcosa da perdere, mentre loro non hanno, soprattutto chi è il mercenario, piuttosto che gli agenti della questura che vengono, che mandano i fogli di via o le denunce, o gli operai che lavorano all'interno del quartiere, loro hanno ben poco da guadagnarci. Forse questa è la differenza vera che è il discriminante che ci farà vincere questa battaglia. Grazie. Approfitto dell'ultimo intervento per dire una cosa che non ho detto, ma perché davo per scontata. Il mio appello sembrava fatto strettamente agli arquatesi, ma perché do per scontato che tutti gli altri dei comitati, come sempre, ci daranno una mano sabato prossimo, saranno presenti, perché questa comunque è l'altra nostra grande forza. Non sono gli acquatesi, piuttosto che i novesi, piuttosto che i saravallesi, piuttosto che l'altro pezzo di Appennino che sta dall'altra parte della Liguria, perché questo è il gioco degli altri e noi dobbiamo essere tutti insieme e supportarci a vicenda. Questa è stata la nostra forza, quanto specie a dirlo dentro una sauce, però il mutuo soccorso che abbiamo utilizzato fino a oggi è stata la nostra forza e quello che ci ha permesso di resistere agli espropri durante l'inverno, al freddo, quello che ci ha permesso di creare tante cose grandi che ci hanno portato oggi e che quindi devono andare avanti, ma lo davo per scontato, però ho preferito ribadirlo allacciandomi all'intervento del ragazzo di prima. Buonasera a tutti. Qualche considerazione che mi viene in mente dopo che ha parlato il signore di prima, abbiamo una certa età, le ferite, eccetera, eccetera. Una considerazione la faccio per quello che viene in mente a me per il mio lavoro e vedendo la situazione di Napoli, la terra dei fuochi, eccetera. E la considerazione è: se ci sono danni sul territorio, come si è visto nella zona di Napoli, per tutti quelli che sono in questa sala è per sempre. Quindi questa cosa non cambia più, può solo peggiorare, te ne accorgi dopo 20 o 30 anni, ci sei dentro e ci resti dentro con tutti i danni che possono esserci. In questo senso, se c'è un pericolo per la salute pubblica, come potrebbe essere l'amianto o come potrebbe essere invece lo sparimento di fonti d'acqua, eccetera, ci sono pesi e contrappesi che in questo momento si fa finta di non vedere, ma la legge attualmente in vigore ancora, nonostante sia stata smantellata con buono placito di tutti, da destra e da sinistra, è la 833 del 78,
Costituzione del Sistema Sanitario Nazionale, che dice che il sindaco è la massima autorità sanitaria a livello locale. Quindi a livello locale poi lo puoi anche togliere con la questura e decidere che gli fai una sorta di impeachment, ma lui se vuole ti ferma tutto. Se io sono di fronte a un paziente, e questo paziente, lo dico solo per dare il senso di questa cosa, se io sono di fronte a un paziente e questo paziente imbraccia il fucile e cerca di ammazzare qualcuno, io con le forze dell'ordine decido di fare un trattamento sanitario obbligatorio. Questa cosa viene di solito, viene fatta in automatico, non succede mai niente, però la legge sostanzialmente è costruita così. Io decido che lui deve andare in manicomio, altri due validano questa cosa, ma il sindaco in fondo dice che va bene. Se il sindaco, e torna indietro da Novi a chiederglielo, non dice che va bene, questo non finisce in manicomio. Quindi i poteri del sindaco sono tanti, e allora mi viene in mente che bisogna andare dal sindaco, però che cosa chiedere al sindaco? Perché poi le domande, quelle di carattere, diciamo così, organizzativo, legale, ma se è obbligatorio per tutti esporre un cartello, poi esporre un cartello bianchettato, ci sarà evidentemente qualche norma che ti impedirà di fare questa cosa. E queste sono le cose da chiedere, ma le altre cose da chiedere sono: qual è il ruolo del sindaco, non come ritiene il sindaco che sia, ancora prima, perché comunque negli ultimi 30 anni il livello politico si è fortemente imbarbarito. Non abbiamo le centrali nucleari perché c'è stato Chernobyl, ma non abbiamo le centrali nucleari perché di fronte non avevamo un potere sordo e cieco come questo. Avevamo comunque, anche con tutte le sue imperfezioni, un po' di potere politico che di fronte comunque a una piazza non chiudeva tutti gli spazi. Forse il primo a chiudere tutti gli spazi a una piazza con 1 milione di persone è stato Berlusconi, non ha risposto nulla e ha insegnato a tutti che si fa così. Per cui credo che magari gli strumenti con cui andare dal sindaco, io non ce li ho, dico solo, andrebbero però ripensati un po', perché negli ultimi 10 anni chi va con la forza della sua razionalità e con il suo cuore a fare delle domande si trova un assurdo silenzio davanti, non qualcuno che ti risponde male, che ti risponde in modo incongruo, ma semplicemente hanno tutti imparato a non rispondere nulla, tanto prima o poi il problema si macera, finisce in un altro problema, letto in questo senso è abbastanza un giocoliere così, no? E quindi bisognerebbe, credo, definire bene le domande che si vanno a fare al sindaco, perché sono domande anche di carattere etico, insomma. Se la TAV passa e se passa il terzo valico, sostanzialmente è passato un principio per cui lo Stato centrale può imporre alle popolazioni locali qualunque cosa, anche se alle popolazioni locali contro. E questa qui è una cosa che avrebbe solleticato molto il dibattito degli illuministi sul senso dello Stato, credo, insomma, perché così non è più uno Stato, è un'altra cosa. È chiaro che il primo pezzettino di questa cosa qua è inevitabilmente la risposta del sindaco, ciò che il sindaco e il Consiglio Comunale decidono di rispondere alle domande e come interpretano questa cosa. Poi si va con il cuore, si va a urlare le proprie ragioni, ma bisogna anche pensare che probabilmente non si avrà proprio nessuna risposta, non quella sbagliata, che per chi va a urlare è molto peggio, perché è frastornante, perché non è un silenzio assordante, questo è un silenzio tranquillo, quello che va di moda adesso, che ti lascia lì un po' come un allocco, insomma, come se avessi posto domande sbagliate con il tono sbagliato. Per cui, non so, ragioniamo un po' su quali domande si fanno al sindaco e ragioniamo forse anche su come facciamo a far rispondere il sindaco, perché poi magari il giochetto è quello di non rispondere per niente.
Niente, in città da Claudio porto un saluto dall'altra parte dell'Appennino. Il weekend scorso, diciamo, è stato molto importante. Il corteo di sabato è riuscito alla grande, direi, molti di voi so che erano presenti, e un migliaio di persone in Valpolcevera contro il Terzo Valico, che è stata, diciamo, una buona dimostrazione. In un periodo comunque che stanno aprendo cantieri, che, diciamo, sembra che la frittata ci si stia rivoltando contro, abbiamo dimostrato ancora una volta che esistiamo, non molliamo e continuiamo ad andare avanti. E abbiamo dimostrato anche il giorno dopo con quel gesto simbolico a cui eravamo presenti anche lì in tanti, che siamo presenti anche qui stasera. E un gesto che se da una parte è simbolico, però dall'altra manda un messaggio chiaro. Un messaggio che è già stato, diciamo, lanciato questa sera, ma che tengo a ribadire un'altra volta. Quelle reti sono illegittime e quelle reti, come modalità che riterremo opportune, devono venire giù, quelle come quelle dall'altra parte dell'Appennino. E deve venire giù qualsiasi cosa si porta dietro al Terzo Valico. E quindi con, diciamo, questo auspicio vi saluto e ci si vede probabilmente sabato prossimo qui ad Arquata, dove porteremo, diciamo, il nostro contributo alle vostre domande al sindaco. Ciao. Buonasera, io sono stato invitato un po', grazie, a parlare. Io sono un po' titubante a parlare perché non sono abituato, ma io sono Diego Cambiaso e sono qua in veste di studente. Parlo più che altro anche per riconoscenza a loro, perché mi stanno aiutando molto. Io sto facendo una tesi di laurea sul Terzo Valico, sulla comunicazione e sull'informazione. Tanto tutto colgo l'occasione per ringraziare un po', vedo tanta gente di vari comitati, da Novi, insomma, Arquata stessa, insomma, per avermi accolto. E io porto la mia esperienza personale. Io sono partito come boh TAV, nel senso che le uniche notizie che avevo sul TAV, perché non è la TAV, ma è il TAV, senza... sapendo le cose che escono sui telegiornali, che si sentono, insomma, per me il TAV era la Val di Susa e non sapevo bene di cosa parlasse. Da qui, ecco, io ho portato la mia esperienza, ossia da privato cittadino io ho cercato di capire che cosa sia, di cosa si tratta. Ad esempio, su tutti si parla del COCI, qualcuno sa cos'è il COCI, tanti di voi sanno, cioè è chiaro che i comitati lo sappiano, ma tanti cittadini si parla del COCE, ma non sa chi è il COCE, che storia ha il COCE. È una storia molto breve, perché è del 91, quindi chi ne ha fatto parte. E sono cose poi importanti nella se si vuole fare un quadro generale. Quindi io semplicemente vi porto quello che il pensiero che mi ha mosso anche per fare questo tipo di lavoro. Ossia, cercate di capire. Io non vi dico sì o no al TAV, provate a portare i motivi del sì e i motivi del no e provate a chiedere a chi vi dice no spiegare perché no e a chi vi dice sì spiegare perché sì. Credo che questo metodo vi spiegherà in maniera molto più semplice perché qualcuno parla e qualcuno non parla, perché il tema dell'informazione, della comunicazione, e io ho parlato, vi giuro, ho parlato con tutti i sindaci a partire... ho fatto un tour da Genova a Ponte Curone e l'informazione non l'hanno gli stessi sindaci, o se l'hanno non la danno, cioè io non lo so, non voglio dare giudizi, non sono qua per dare una parola definitiva. Io vi dico quella che è la mia esperienza che mi ha portato a capire certe cose dalle non parole, cioè dall'informazione non data, l'informazione che manca. Ma sul TAV, come in altri mille problemi che ci possono essere, quindi io personalmente quello che posso proporre come mia esperienza è: provate ad andare dal permettervi, se ci riuscite voi, in contatto con le ferrovie,
o con il COGIP, e se vi accolgono andate a chiedergli perché si deve fare l'opera, perché gli stessi sindaci non sanno a cosa serva. Io non sto dicendo che sia giusto farlo o sbagliato a farlo, non sto dicendo che sia sbagliato a farla, eh. Io sto semplicemente dicendo: venite qui, da una parte si mettono i no, dall'altra si mettono i sì, e si spiega ognuno dalle proprie motivazioni, e poi la gente, come in democrazia, sceglierà. Io quello che vi do, l'unica cosa che so da fare è: muovetevi voi, se l'informazione non viene da voi, muovetevi voi verso l'informazione, perché purtroppo è chiaro che sia difficile, ma io sono partito e sono un privato cittadino che si è mosso per cercare di capire le cose, cercando di essere il più obiettivo possibile e il più onesto nei miei giudizi. Poi logicamente non so dilungarmi, anche perché devo ancora finire il lavoro, devo ancora finire la tesi. Però io vi esorto semplicemente a fare il passo verso, per cercare di capire. Poi il primo passo potrebbe essere semplicemente andare solo a vedere di cosa si parla primo, e poi dopo ognuno farà di più conoscenza. Tutto qui. Buonasera, seguendo l'intervento del dottor Sappi, una proposta per la prima domanda. Nel programma della sua lista in campagna elettorale, fra le altre cose, c'era la salvaguardia del territorio. Prima domanda, posso fargliela anch'io, anche se non faccio parte del movimento, non particolarmente del comitato. Caro sindaco, è in grado di salvare Arquata da questo scempio? A noi deve dare una risposta, anche perché molti di noi, tra l'altro, l'hanno votata. Lo dica chiaramente: se non è in grado, come cittadini, la invitiamo a dimettersi immediatamente, lei e la sua giunta. Lui può dire: chi siete voi da fare una cosa del genere? Ci rivolgeremo a loro ufficialmente con una lettera ai partiti che più o meno rappresentano questa amministrazione, e anche a loro la stessa domanda: siete disposti a seguirci oppure no? Vogliamo una risposta in 3 giorni, perché le ruspe continuano a lavorare, diranno chi siete voi, intanto vediamo come si comporta. Tutto qua. E poi si procede, ecco. Anch'io sono, come il dottor Sate e come quell'altro signore, una con le ferite che bruciano ancora sulla pelle. Sono una ex 68ina, anche se per quanto riguarda, lo dico senza problemi, sul piano politico sono sempre stata una moderata. Questa volta, anche se ho 62 anni e non posso fare certe cose che fanno i giovani a livello di presidio, mi sento, soprattutto in una sede istituzionale, di dire la mia, e anche con toni piuttosto forti. Grazie. Approfitto solo un secondo per dire che sabato, cioè domani, tutto il movimento parteciperà alla manifestazione che si terrà in Valsusa. Ci sono dei pullman organizzati in partenza, ci sono ancora 10 posti liberi. Chi fosse interessato può occupare gli ultimi 10 posti.
E un'altra cosa che volevo specificare è che questa cosa che vogliamo organizzare al comune è il 27, sabato prossimo. Rinnovo l'invito, vi aspettiamo. C'è un'altra cosa che vorrei dire a tutti, che il presidio che abbiamo costruito ad Admiro l'abbiamo costruito con pezzi recuperati, con cose che ci sono state date dalle persone, tutto quello che c'è lì dentro di comprato, di nuovo, di acquistato, c'è veramente niente. C'è solo un po' di lavoro, un po' di fatica, un po' di inventiva e la voglia di adattare le cose per farle funzionare. A stare questi giorni lì dentro, cucinare sulla sua legna, è una cosa che ci fa sentire molto vicini tutti insieme. È una cosa che ci piacerebbe comunque condividere anche con gli altri, quindi ci farebbe veramente piacere che passaste a trovarci al presidio quando il presidio c'è aperto. E un'altra cosa che vorrei ricordarvi è che noi abbiamo in vendita un po' di materiale, abbiamo una cassa per le offerte, perché è brutto dirlo, ma abbiamo bisogno anche di sostenere economicamente i ricorsi e tutte le cose che facciamo e tutte le nostre iniziative. Grazie. Non l'ho detta per tutta la sera, perché ero sicura che avrei sbagliato la data. Quando l'ho detta, ho sbagliato la data. È sabato 23. Grazie. Via due date ancora, ve le dico. L'ultimo venerdì di questo mese, il 29 a Novi, ci sarà un'assemblea insieme ai pendolari, il comitato di Novi insieme ai pendolari farà un'assemblea, Viale della Rimembranza, Lì dei Frati. E ultima data importante, sempre parlando anche di soldi perché purtroppo ci servono, sabato 7 dicembre ci sarà una cena di autofinanziamento alla cascina Federica, una cascina bellissima del 1500 rotti, e quindi ci sarà poi sul sito, oppure chiedete il numero di telefono per prenotare, e ci sarà tempo di prenotare fino al 30 novembre. Dopodiché, come dire, noi pensiamo di portare 100 persone come l'anno scorso, e quindi vi invito veramente a prenotare e a partecipare. Anche vegetariano, giustamente mi hanno fatto notare, due menù, sia uno e l'altro. Vabbè, facciamo, almeno via, tre, cavolo.